Ci siamo. Bello il sole. Allora, oggi è lunedì 4 marzo, quindi dovremo andare a fare la spesa perché è passata già una settimana, ma non andremo oggi, andremo domani. Poi vi facciamo vedere perché. Spiaggia, perché ci passiamo un paio d'ore qua stamattina, così ci facciamo venire fame. Elisa fa i suoi esercizi di Pilates, io la guardo e fumo. Muoio. L'acqua sempre stupenda qua comunque. Allora, abbiamo solo più sugo e pasta. Perché dobbiamo, oggi è lunedì e dovremo fare la spesa. Però niente spesa. E rimanderemo domani. Domani spesa sicuramente, perché se no non mangiamo più niente. Sì. No, abbiamo ancora... Beh, stasera abbiamo le lenticchie. Delle lenticchie e dei fagioli laggiù e basta. Poi un pacco di pasta. Qua niente, vuoto. Solo biscotti, cioccolato e basta. Eccole! Buongiorno! Che belle! E noi dopo 10.000 ore di guida, Madonna! Vi che... siete fatte 24 ore praticamente di guida. Ma in 2 giorni ci abbiamo messo un mese ad arrivare qua. Un mese ci abbiamo messo ad arrivare qua. Senti, allora, passa... Ma, allora, devi tornare a Andarera e passare di là, perché là ci sono un po' di masse. Siamo... Noi siamo là, vedi? E quindi questa era la sorpresa. Ci hanno raggiunto Carmen ed Eli. Spettacolo. Ieri, sono partite ieri. Noi abbiamo fatto 14 tappe per arrivare fino al sud. E loro non hanno mica ferro battuto. No, più che altro hanno un tot. Sì, hanno un tot di tempo. Io l'ho fatta tutta sul vostro portamoto. Sì. Esatto. Dietro di noi c'è un posto. Bello, ho preso un po' di arietta, sai, non c'è più il vento. Sto benissimo io. Tu? Ho corso. Ho corso tutto il tempo. Sono devastata. Buongiorno.
sono le 9, c'è già un sole dietro a una velatura di nuvole, ma fa veramente caldo perché non c'è alcun tipo di vento, meraviglioso. Infatti adesso andiamo in spiaggina con le ragazzuole. Tutta la zona lombare stacca per alcune volte, provando a mantenere la zona lombare in punta. Martello, ancora fuori l'aria, fai partire il movimento dal bacino, inspira, torna e mantieni le mani, porta le mani sul cuore. Di caldo. Ok, siamo pronti per lasciare questo fantastico posto. Le ragazze ci raggiungeranno più tardi, che noi dobbiamo fare carico, scarico e la spesa, buttare anche un po' di immondizia, che ne abbiamo un po'. Vabbè, comunque da venerdì primo pomeriggio che siamo qui abbiamo fatto solo un sacchetto di immondizia più queste cose che sono succhi di frutta e questo è il coso del paraflu, quindi poca immondizia. Oggi è martedì. Allora, ci siamo accorti che la fontanella d'acqua per il carico, che era qua vicino al Calablanca, l'hanno tolta. Mannaggia, si vede che si sono resi conto che molti la facevano, non lo so. Comunque ne abbiamo trovato fortunatamente un altro poco dopo, dove c'è un benzinaio, 50 centesimi, ma durava tipo 30 secondi. Sì, un minuto. Un minuto. E abbiamo messo 1,50 € per caricare sia il serbatoio che le bottiglie d'acqua, però va benissimo. Bene. Adesso andiamo a fare lo scarico, poi andiamo a fare la spesa e poi andiamo con le ragazze, ci ribecchiamo lo scarico e andiamo insieme nel posticino, quello solito nostro, solito penso. Arrivati al solito. Ok, siamo arrivati da Mercadona, quindi continuiamo la nostra serie. Oggi è oggi però aspetta, è il 5 marzo ma è martedì, non è lunedì, quindi la spesa non è stata proprio di 7 giorni giusta, ma è durata 8 quella della scorsa settimana, infatti non abbiamo più niente. Adesso facciamo la spesa di nuovo per un'altra settimana e poi vediamo la fine del mese, che sarà il 19. Ok, ecco qua, spesa fatta, abbiamo speso 63,40 €, quindi leggermente fuori, ma ci sta, Allora vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Sì, però velocemente, altrimenti viene troppo lungo. Allora, patatine da mangiare con le ragazze, patatine. Poi pane fresco, che ci sta sempre quando c'è possibilità, un avocado, cetriolo. Poi insalata, rucola, altra insalata, gamberi, giusto 8 gamberi, per quello che abbiamo preso l'insalata per metterli poi sotto i gamberi, che li facciamo in salsa rosa come aperitivo. Poi dei biscottini, cioccolato fondente, biscotti per la colazione di Eli, prosciutto per la pizza, latte per Eli, non so se basta la carica della GoPro. Poi olive con acciughe dentro, volevamo prendere le acciughe ma qui non ci sono, quindi abbiamo preso le olive con le acciughe dentro, le smembriamo. No, non è vero. Poi 2 melanzane, uova, 5 patate, banane, pacco di carote, farina, altro cioccolato fondente molto buono qui perché ci sono i pezzettini dentro di cioccolato. Poi 3 pacchi di pasta, che sono qua e qua, un pacco enorme di pan bauletto, un pacco piccolo di pan bauletto, poi il pane per gli hot dog perché ci è venuta voglia di hot dog, infatti abbiamo preso qui 4 bei wursteroni marci, zucchine 3, peperone 1, spezie per la paella perché Eli ha deciso che gli piace da mettere ovunque, pomodori, chorizo e salame, lievito fresco, pomodoro, quella cipolla fritta che è buona, 2 succhi di frutti, lenticchie,
salsa messicana da mangiare con le nachos. Questo che è l'unica mozzarella senza lattosio che fa Pirelli, ma in realtà è le Dammer tipo. Poi olio di semi di girasole, perché dobbiamo fare la farinata e ci va quello. Deodorante Pirelli e ceci. Ok, ce l'ho fatta con il 15% di batteria. Bravo. Allora, abbiamo trovato questo posticino qua, che vabbè, è lì comunque la strada, però è la strada serrata. Qua c'è tutta la nostra spiaggetta privata. E lì si sono messe le ragazze, laggiù, perché purtroppo posti vicini per due non li abbiamo trovati. Se c'erano, ma dovevamo stare appiccicati a tutti. E quindi abbiamo deciso di metterci in questi due posti, anche se sono lontani, però vabbè, comunque ci raggiungeremo qua in spiaggia. Eccole, noi siamo là. E allora si sono messe qua. Tra l'altro davanti c'è un cugino di ferro battuto, però ho tetto basso. Comunque stavo pensando, c'è il sole contro, quanto è tamarro questo mezzo? Cioè questi due faretti rotondi più lo scudo della tribù più il logo là sopra lo rendono veramente tamarro. Sembra perché poi è vintage e quindi il muso è quello tipo di una 1 turbo. Guarda qua, mica come spacca Eli. Io. Tutuzza tu. Comunque mare bello che davanti. Siamo solo noi e quella macchina. Praticamente le sedie le mettiamo direttamente in spiaggia. Siamo sulla spiaggia. Infatti come si vede proprio qua è solo sabbia. Infatti è intelligentissima parcheggiare sulla sabbia, eh. Oh, proprio ottimo, senza neanche le piastre da sabbia. Ma non dovremmo avere problemi, figurati, ci siamo pure livellati, quindi vuol dire che non slitta. Bellissimo. Dove appoggio l'aperitivino? Sulla sedia. Vedi, dai. Vedi, è una rottura. Eli, passa la prima bottiglia a Carmen. Intanto è molto più comoda la tua. Io mangio, me frego. Anche stasera verdure per cena. Ah, giusto, avevamo preso anche i gamberi oggi fatti in salsa rosa, perché ne avevamo ancora della salsa rosa, quindi abbiamo detto ma sì, prendiamo 4 gamberetti a testa così la finiamo. Ma guardate che bel piattino, guarda che bel piattino col verdure, pane fresco bello bello bello. Il mare là fantastico.